Benvenute sul canale, io sono Emanuela e questo è il mio spazio. Oggi un video un po' diverso, ma come volevo farvene uno da tempo. Adesso vediamo se ho trovato l'opzione giusta finché non avrò lo spazio che dico io. Fatemi sapere ovviamente se vi piace questa tipologia di video, così come è impostata, se riuscite a vedere bene quello che ho da proporvi, perché oggi parliamo di praticamente tutte le opzioni che io sono riuscita a creare con lo stesso abbinamento. Vi farò vedere un maglioncino semplicissimo, questo qua ve lo avevo fatto vedere nell'haul di Primark, ma praticamente identico o comunque molto simile a qualcosa anche Zara nei suoi basic. È un mezzo lupetto in marrone, questo nello specifico è a costine, ma va benissimo qualsiasi tipo di lupettino così. E poi un pantalone molto classico. Questo qui è un pantalone a sigaretta classicissimo di Stradivarius, ma che ovviamente si trova anche da Zara e in qualsiasi praticamente altro negozio di abbigliamento low cost, H&M ha qualcosa del genere. Adesso non so se con questo identico tono di rosa, li ho visti da Pinky, li ho visti appunto da Zara, qualcosa del genere, Stradivarius, ovviamente arriva da Stradivarius, se non sbaglio ce li ha anche Pull&Bear e forse qualcosa di simile anche a Bershka, ma forse già un po' più classico per Bershka. Comunque è molto facile da reperire un pantalone del genere a sigaretta, molto semplice. Questi avrebbero lo spacchetto alla caviglia, ma siccome io sono nana, come vi dico anche nel video, ho dovuto fare l'orlo e quindi rimborsarli esattamente alla lunghezza che mi venivano comodi e che penso che mi stia meglio. Però ovviamente tenete conto del fatto che la modella a cui li hanno messi addosso è molto più alta rispetto al 1,60 m, perché io sono 1,60 m e questi mi stanno un po' lunghetti, mi arrivano a filo della caviglia ma già un po' sopra il bordo della scarpa, e a me lì non piace. Secondo me devo lasciare un pezzettino di caviglia scoperta per allungare la figura, trovo che su di me stiano molto meglio. Comunque vedrete in questo video praticamente 5 modi per portare questo stesso banalissimo outfit. Vi ho proposto tutti outfit portabili in ufficio, in base ovviamente a quali sono i dettami del vostro, diciamo, dei vostri outfit, se vi mettono, diciamo, dei paletti o meno. Comunque vi ho proposto anche delle cose sempre classiche, nessun attacco, non ci sono nemmeno le ballerine in questo caso, però praticamente direi che tutti gli outfit che vi ho proposto si possono declinare anche con le ballerine nere, ballerine leopardate ci starebbero benissimo, come vi dico anche in alcune spezzoni del video, delle ballerine classiche nude. Possibilmente, secondo me, a punta ci sarebbero meglio, però poi quello dipende anche da quanto siete alte. Ho una classica ballerina anche in stile Chanel con la punta nera e la parte dietro in crema, ci sarebbero benissimo. Se no qua il video verrebbe lunghissimo con tutte le opzioni disponibili. E poi diversi tipi di cappotti e giacche a disposizione da mettere sopra questo outfit. Spero che vi piaccia, vi lascio al video e poi ci ritroviamo per 5 secondi di considerazioni, ok? Eccoci qui! Allora, per l'outfit di oggi abbiamo questo bel completino che ho praticamente fatto io con questo maglioncino che vi ho fatto vedere di Primark, i pantaloni di Stradivarius, i classicissimi proprio pantaloni a sigaretta che hanno loro, sarebbero quelli con lo spacchetto, ma siccome io sono nana
ovviamente li ho dovuti in questo momento rimborsarli giusto per farvi vedere l'effetto e bloccarli, e poi dovrò fare l'orlo proprio a questa misura. E poi le mie bellissime scarpette Adidas, io queste le adoro, con questo modello sapete che io ci vado a nozze e sul sicuro. Allora, questo è il nostro outfit base. Vedete, già lì ho tutte quante le opzioni da proporvi perché ne ho 1, 2, 3, 4, 4 proposte e vedrete come la stessa accoppiata, anche abbastanza banale, perché è un maglioncino molto semplice, marrone. Non so se si nota bene il colore con questa luce che ho sparaflesciata. È un rosa comunque classico, abbastanza facile da abbinare, e un paio di scarpe di sneakers bianche fondamentalmente. Si può giostrare come volete. Ma vedete anche come cambierà con un'altra scarpa e un altro cappotto. Pronte? Via! Eccomi qui. Allora, questo è il primo outfit con... Ho solo, diciamo, aggiunto questo cappotto che vi ho fatto vedere, se non sbaglio, nel primo o nel secondo video dei saldi, perché questo qui era tra l'altro un affarone dei pre-saldi. Durante poi, questo era andato a 39,90 o 35 se non sbaglio. Fatto sta che poi comunque è sceso ulteriormente di altri 10 euro, ma già le taglie scarseggiavano e sono contenta di averlo preso in pre-saldi, anche se avevo il punto di domanda addosso, perché in effetti è un modello un pochettino particolare. Questo è un cappotto con la linea che imita la camicia, tant'è che vedete che c'è questo spaccone qua, sembra una camicia di quelle in flanella, e anche qui il collettino e le maniche soprattutto. Ma io, come l'ho visto, ho detto: cavolo, questo è proprio bello, mi piacerebbe tanto una cosa del genere. Ha tra l'altro anche una bella percentuale di lana dentro, di lana riciclata, non altissima, ma vi posso assicurare che comunque tiene un sacco caldo. Mi piace un sacco come ci sta. Poi questo punto di beige un pochettino freddo sta benissimo con tantissimi dei colori che io ho nell'armadio. Mi ha lasciato un po' perplessa all'inizio, forse ve l'ho detto, però ho fatto un sacco di prove. Non so, qualche giorno fa forse l'avete visto, anche se mi seguite su Instagram, in una versione anche sportiva, e lì ho detto: ok, ho fatto bene a tenerlo, perché era esattamente quello che io pensavo di ottenere con questo cappotto. Oltretutto è bello lungo, me lo sono immaginato con una gonna o con un vestito, proprio in modo che arrivasse a filo dell'orlo della gonna o del vestito che uso, perché quando i cappotti sono più corti e la gonna spunta sotto, io lo trovo veramente orribile. Non so, cioè, sembra un po' un outfit un po' raffazzonato. E questo, come potete vedere, è un outfit molto classico, molto semplice, però secondo me fa la sua porca figura, anche senza una scarpa elegante. Adesso io vi farò vedere comunque tutti gli outfit con scarpe, sneakers o comunque casual, niente tacchi. Anche perché questo è come io li porto. È inutile che vi faccia vedere un abbinamento col tacco, che comunque potete immaginare benissimo da sole, semplicemente come può venire anche con una ballerina, ci sta. Una ballerina semplicissima. Io qua in un abbinamento del genere ce la vedo anche con una ballerina leopardata, ci starebbe benissimo. Che io in effetti ho, ma in questo momento non ce l'ho. Vi faccio vedere proprio come lo userei, come lo userò tra l'altro questo outfit in questa settimana qua, con le altre opzioni, cioè proprio Instagram reality o YouTube reality in questo caso. Che ne dice? Che ne dite? Che ne dice? Sono uscita un po' all'americana. Cosa ne dite di questo primo outfit? Poi voglio la vostra personale classifica nei commenti, ok? Adesso vi faccio vedere la seconda opzione. Eccoci qui con la seconda opzione. Allora, qua sì, in effetti forse ci potrebbe stare l'appunto per cui i rosa non è che siano proprio ben ben amalgamati. Cioè, mi piace molto come ci sta il tono di questo montoncino con il marrone sopra. Mi avvicino, vedete un pochettino di più, un po' più meglio. Sotto... Però, ad esempio, il pantalone è perfettamente in tinta con le scarpe.
In ogni caso, a me, cioè, non dispiace mettere tonalità diverse di rosa che rimangono comunque sulla stessa più o meno gradazione, anche se questo sembra un po' più caldo rispetto a questo rosa qua che rimane un po' più freddo. In ogni caso, non mi dispiace nemmeno questo abbinamento qua. Questo è un montoncino di Pull&Bear preso almeno 3 anni fa, caldissimo, super confortevoli. Qua non c'è bisogno di mettere troppi strati sotto a questa giacca perché è veramente molto molto calda, poi copre anche un pochettino i fianchi, arriva a me leggermente sotto il sedere, infatti era una versione un pochettino extra large, anche questa è un XS, e come potete vedere comunque è un bel giubbotto bello ampio, e invece queste sono le Puma che vi ho fatto vedere prese con i saldi e stracomode, dentro c'è una solettina in memory che io adoro, e stracomode, hanno un pochettino di platform e sono molto molto comode. Una scarpetta che comunque comoda ma versatile, con questi pantaloni secondo me ci sta benissimo, rende tantissimo. Che ne dite? Questo è il secondo outfit. In ogni caso qua comunque siamo vestite con meno di 100 euro in totale, anche prese a prezzo pieno, secondo me ci sta. Oddio, no, questo qua a prezzo pieno costava una cinquantina di euro a suo tempo. Come si chiama? Il lupetto, il finto lupetto, perché è uno di quelli che arriva sotto, viene sui 10 euro se non sbaglio. Il pantalone in saldo è venuto 9,99 euro. E le scarpe comunque sempre sui 49, diciamo che siamo entro i 150 per tutto l'outfit, però comunque cose che poi possiamo mixare facilmente con tutto il resto delle cose che abbiamo nell'armadio. Opzione numero 3 per questo. Allora, questo qua si finge un cappotto, ma è più uno spolverino da mezza stagione, perché comunque, come potete notare dentro, lì c'è lo spoiler di quello che vi farò vedere dopo, che è l'ultimo outfit in versione un po' più scicodetta. Questa è la versione un po' più 2022, nel senso è proprio la moda proposta quest'anno, nel senso. Spolverino barra cappotto con stampa camicia diciamo a quadrettoni, molto extra large con le manicone larghe e le spalle scese, bello largo con i tasconi morbido, tipo flanella, che imita un po' la camicia, e scarpa da ginnastica. Queste vengono chiamate in gergo le chunky sneakers, che si usano già da un paio di anni. Io ho le mie Puma dell'anno scorso, queste esistono ancora in diverse varianti, ma non tantissime. Non vorrei, perché io le adoro, sono una comodità queste ragazze che non potete immaginare. Dentro hanno una solettina in memory, infatti queste nascono, diciamo, anche fanno parte della linea da corsa di Puma, e ho già adocchiato la versione nera perché le ho strausate, e non so se prenderò anche la versione tutta bianca con dei dettaglini sull'oro, perché le adoro veramente tantissimo e non vorrei rimanere senza di queste scarpe, perché sapete un po' che le mode sono un po' passeggere, però ci sono dei modelli che io, nonostante non si usino, diciamo, più, non si trovino più in commercio, sono secondo me intramontabili. Io strauso sia di Adidas che di Nike, e ce le ho, le tengo da parte come reliquie, e le tratto come bambine, proprio le curo tantissimo, e queste penso che faranno la stessa identica fine. Come potete vedere, comunque è facile, è un outfit molto per quest'anno, e non so se il prossimo anno lo useremo tantissimo, ma secondo me questo genere di cappotto con i colori neutri viene sempre bene. Appunto, è un cappotto da mezza stagione, questo sarà molto facile da abbinare in fine settembre, ottobre e primi di novembre, fino a che non inizia il gelo. Ma anche adesso che con la primavera io secondo me lo sfrutto questo qua, eh. E anche se la primavera i tessuti un po' così felpatini mi sanno sempre più autunno, eh. E tendo, diciamo, piuttosto per la primavera a rifolverare dei cappottini che invece riprendano un po' il tessuto,
più sul cotone pesantino, però a me piace molto questo effetto, quindi penso che lo sfrutterò molto. E cosa ne dite di questa, diciamo, quarta opzione? Mi piace. Mentre sistemavo l'altra giacca, mi è appena venuto in mente che comunque questa è un'altra opzione che molte di voi potrebbero anche sfruttare su un abbinamento del genere. Qua ci stacchiamo con un beige freddo. Questo è un modello che riprende il modello Woolrich. Io questo l'ho comprato, ve l'ho fatto vedere su AliExpress ad un prezzo ridicolo perché l'ho pagato 32 € ai tempi. Adesso costa comunque oscilla a seconda del periodo tra i 35 e i 40 €, poi dipende anche dal venditore che trovate, perché ce ne sono tantissimi che hanno questo stesso modello. È caldissimo questo giubbotto, è tutto foderato tranne che nelle maniche, che sono comunque tutte belle imbottite, ed è foderato di pelliccia praticamente dalla testa ai piedi. Anche il cappuccio, che è enorme, è super super caldo. Unica pecca che mi pare che col lavaggio si sia un pochettino ristretto, infatti purtroppo mi toccherà fare, vedete, un pochettino di maniche, già era giusto, però mi toccherà fare un altro ordine con una o due tagli più grosso sicuramente, però questa è un'altra opzione che potreste avere facilmente nell'armadio, anche in una tonalità un pochettino più marrone freddo o tortora, secondo me non ci potrebbe stare male. Ok. Ultima, ma non per importanza, anzi, perché secondo me è l'outfit più fighetto, la versione più fighetta tra tutte. Questa. Guardate quanto sono luminose queste Converse qua. Allora, cercherò ovviamente di caricarvi questo video il prima possibile, perché oltretutto queste scarpe, ad esempio, le trovate ancora. I pantaloni li ho visti ancora online. Questo qua è un lupetto che si trova ancora facilmente in diversi marchi, quindi una cosa del genere la trovate soprattutto in marrone anche sul sito Zara. E questo cappotto si trova ancora sul sito di Stradivarius, tra l'altro ad un prezzo ridicolo, 19,90 per un cappotto del genere col 30% di lana. Secondo me è assolutamente da prendere. Un taglio classico, over, che sta bene su pantaloni, ma anche su vestiti. Un marrone bruciato che è senza tempo, assolutamente da prendere, ragazze. E secondo me questo qua è la versione più fighetta di tutte quelle che vi ho proposto oggi, però fa la sua porca figura. Due toni di marrone completamente diversi tra di loro, che se, però secondo me non cozzano più di tanto, alla fine stanno bene, anche se questo è un marrone che è più tendente al violaceo. A me piacciono moltissimo assieme comunque. E cosa ne dite? Io questo mi piace molto, cioè lo trovo molto più elegantino tra tutti quelli che vi ho proposto. E non so, è quello che mi incuriosisce più di tutte, un po' più particolare. Questa era l'ultima proposta. Come avete visto, comunque ci sono un sacco di opzioni vagliabili. Non vi ho proposto la versione con le Stan Smith bianche, che è assolutamente la più banale. Io qua ce la metterei molto facilmente, ma come ce la metterei in tutti gli altri che vi ho proposto, perché quelle ci stanno a priori con tutto. Le Converse bianche, anche lì ci stanno in tutti quelli che vi ho proposto. E poi non lo so, le Superstar semplicissime con le righe dorate, magari se ce le avete al posto di quelle rosa che vi ho messo io, cos'altro vi potrei proporre? Delle Nike bianche molto molto semplici. Penso che questi abbinamenti che vi ho proposto stiano benissimo praticamente con qualsiasi cosa che voi potete avere nell'armadio. È molto facile comunque da replicare come abbinamenti. Eccoci di
di nuovo qui. Ovviamente io sono sudatissima perché neanche a farla apposta oggi, perfetto, il sole che mi serviva proprio per filmarvi questa cosa. Spero che vi piaccia questa tipologia di video. Io volevo farvela da tanto tempo, ma non avevo a disposizione gli spazi giusti con la luce giusta per girarveli. Ovviamente adesso siamo ancora in una fase di work in progress per la casa, va ancora in camera, la camera poi verrà gestita almeno in una parte di spazio dove io vorrei proprio girarvi questo genere di video, verrebbero anche più carine esteticamente. Spero che si vedano bene con la luce, perché non capivo bene col telefono e la luce sparafresciata di lato. Fatemi capire nei commenti se si vede tutto bene o se si capisce bene. In ogni caso vi ho inserito anche le foto dove mi sembra che si veda proprio bene come dovrebbe essere l'outfit, come è l'outfit in effetti con la luce naturale. E qual è quello che vi è piaciuto di più? Io ho apprezzato tantissimo l'ultimo, perché è quello più da fighetti e più fighettina, più particolare, anche se il mio preferito risulta praticamente il primo, e è sicuramente sono io. Il primo sono io in tutta la mia essenza, e direi che sono molto io anche nella quarta versione, più che altro, però tutti mi rispecchiano moltissimo. Fatemi sapere voi qual è quello che vi è piaciuto di più, come altro avreste abbinato voi le vostre con queste stesse opzioni, e che cos'altro avete voi magari nell'armadio per riprodurre quello che vi ho proposto io. Poi, come vi dicevo all'inizio, ci sono tantissime altre opzioni che mi sono venute in mente, però sarebbe diventata una cosa assolutamente troppo lunga per intanto abbiamo capito qual è il fulcro, no? Non c'è bisogno proprio di vederle tutte quante, però in effetti qua ci sarebbe stato un tacco nude, delle ballerine nere nude a punta, tonde, leopardate, per rendere tutto, diciamo, più elegantino anche per la sera, per un aperitivo, per quando uscite magari dall'ufficio, oppure anche magari per, non lo so, far visita, magari vi capita un'occasione, devo andare magari a un compleanno, non ho voglia di vestirmi troppo seria, o sto uscendo dall'ufficio, mi vesto così, mi metto giusto una scarpina un pochettino più seria, e sono già ho elevato l'outfit a un livello superiore, un pochettino più elegante rispetto a quello che era la mattina quando sono uscita. Ovviamente queste sono le mie opzioni, che sono quelle che ho più, cioè, ovviamente mi piacciono di più, ma sono anche più versatili per me e per la mia vita, perché io lavoro comunque in un contesto dinamico, ho una vita abbastanza dinamica, nel senso che facciamo le cose in casa, portiamo la bambina all'asilo e corro a lavorare, quindi non è che posso stare dietro anche al dolore di piedi, di scarpe con ballerino o quant'altro, a parte che adesso c'è freddo, quindi io con le scarpe aperte e leggere in inverno non ci vado, ma ci vado pochissimo anche in primavera e estate. Però in estate sì, ovviamente. E spero che, di nuovo, che questo video vi sia piaciuto, e fatemi sapere nei commenti magari, grazie a tutte per le nuove iscritte, e fatemi sapere che cos'altro volete vedere di questo genere. Ho in mente di farvi un video simile anche con gli altri articoli che ho preso sempre in saldo, proprio per farvi vedere come ho intenzione di sfruttarli al meglio, quindi rimanete sintonizzate sul canale, magari mettete anche la campanella e iscrivetevi, e alla prossima, ciao, grazie mille.